Lorenzo, Giordano e Gianluca non sono volti nuovi al programma Uomini e Donne. La trasmissione Uomini e Donne, condotta dalla regina di Canale 5 Maria De Filippi, attrae il pubblico italiano quasi tutti i pomeriggi dalle 14:45. I protagonisti sono corteggiatori e tronisti, ruoli diversi ma un unico obiettivo: trovare l'amore. Molti sono scettici all'idea di trovarlo proprio in TV, ma alcuni usciti dal programma hanno costruito belle storie d'amore. Molti sono convolati a nozze e addirittura dal loro amore sono nati dei figli. Insomma, il programma della De Filippi ci ha insegnato che è possibile conoscere la persona del per sempre in TV, basta volerlo. Certo che se non scatta il colpo di fulmine, il programma non preclude che il tronista possa non scegliere oppure il corteggiatore rispondere di no alla scelta. Questo ultimo è stato il caso di Sabrina Lio, tronista che ha ricevuto una risposta negativa da Nicolò Ragnolo dopo averlo scelto. Le nuove troniste, Sara e Niloufar, il trono rosa è stato sostituito non da una ma da due giovani donne napoletane, Niloufar e Sara, entrambi volti noti di Uomini e Donne. La prima è stata una corteggiatrice dell'ex tronista Mattia Marciano, mentre la seconda ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island con il suo ex fidanzato Nicola Panico. Niloufar si è distinta per il suo carattere forte e per la sua voglia di mettersi in gioco tanto, che la redazione l'ha scelta come tronista. Sara, invece, fino a poco tempo prima di iniziare il trono conviveva con il suo ex Nicola, un amore che è durato tanti anni nonostante la giovane età della ragazza, ma che è finito perché lei ha capito che il sentimento non era più forte come prima. Il ritorno dei corteggiatori a Uomini e Donne. Lorenzo e Giordano sono due corteggiatori di Uomini e Donne, che non sono volti nuovi alla trasmissione, perché in passato hanno corteggiato entrambi la stessa ragazza, Ludovica Valli. Nessuno dei due però all'epoca fu scelto dalla Valli, sorella di Beatrice attualmente fidanzata con Marco Fantini. Ludovica infatti preferì Fabio Ferrara, anche se i due attualmente non stanno più insieme. I due corteggiatori hanno già fatto delle esterne con le nuove troniste, Lorenzo con entrambe e Giordano solo con Niloufar. Gianluca invece è l'ultimo arrivato, anche gli un volto noto perché corteggiava Valentina Dallari, la quale però scelse Andrea Melchiorre. Forse questa sarà l'annata giusta per i corteggiatori, riusciranno quest'anno a trovare l'amore? Non ci resta che seguire Uomini e Donne per sapere come andrà a finire Trono Classico.